Benvenuti e benvenuti in questo nuovissimo video particolare, perché infatti non farò né un tutorial né una recensione vera e propria, però è un video che faccio perché innanzitutto non ho caricato più video ultimamente e non ho fatto più neanche live stream su Twitch per un semplicissimo motivo. Dopo il trasloco, in pratica, la mia linea telefonica, la mia linea connessione a internet è diminuita drasticamente, meno della metà dei 16 megabit che riuscivo ad ottenere nell'altra casa. Come ping 29 ms, download 15 mega, quasi 16 mega, diciamo che è notevolmente migliorato rispetto al mio precedente video. E l'upload, ragazzi, l'upload è fantastico. Guardate, guardate l'upload, riesce a raggiungere un mega, riesce a raggiungermi un mega. Questo mi ha portato quindi a dover disdire il contratto e a cambiare linea e oggi, 30 novembre 2015, finalmente mi hanno abilitato la nuova linea Telecom da 50 mega, con l'offerta Superfibra, mi pare, si chiama così. Per quanto riguarda invece la qualità della linea, devo dire che i miglioramenti ci sono stati e infatti in questo video farò un confronto tra la mia linea precedente, come era ultimamente, e questa di adesso, questa nuova linea in fibra. Tra l'altro è la prima volta che io ho una linea in fibra e per me è fantastico, veramente. Prima di inoltrarci ai test, però, vi dico quali test andrò a fare. Andremo a fare degli speed test su tre siti. Uno è speedtest.net di Ookla, molto famoso. Il secondo invece è testmy.net, un pochino meno famoso perché infatti ho visto molti molti video fatti di più su speedtest.net che su questo. E poi come terzo sito utilizzerò il sito di Google Fiber, appunto uno speedtest che ha fatto Google stessa per la sua linea Google Fiber negli Stati Uniti. Però comunque si può utilizzare lo stesso come test di internet, eccetera. Poi farò anche un confronto su YouTube e quindi farò vedere un video da 68 MB caricato con la vecchia 20 MB e un video invece, sempre lo stesso video, stesso file, caricato però con la mia nuova linea e vedrete la differenza com'è. E poi sempre su YouTube anche un video un pochino più pesante da 320 MB, uno appunto con la vecchia linea da 20 mega e un altro invece con la nuova linea. Detto questo, iniziamo facendo lo speed test su speedtest.net. Mettendo a confronto da un lato la fibra a 50 megabit della Telecom e dall'altro lato la DSL a 20 megabit al secondo della Fastweb, possiamo notare sin da subito i risultati. Infatti già il test del ping è stato effettuato al volo dalla fibra ed ha quasi terminato il test di download, mentre il test di download per la DSL è appena iniziato, nonché i due test siano partiti contemporaneamente. Il download della fibra ha raggiunto 48,38 megabit al secondo, a volte raggiunge anche 49, il download della DSL è 20 mega, invece i 6,88. L'upload della fibra riesce a raggiungere 10,12 e addirittura l'upload della fibra a 20 mega neanche i 0,40. Quindi già da questo speed test iniziale si può notare la differenza. Passiamo al successivo test, ovvero quello di testmy.net, che è uno speed test, però anziché essere fatto in flash come speedtest.net e come quello di Google Fiber, è fatto in HTML e questo garantisce quindi una maggior affidabilità sui risultati finali. Possiamo vedere qua sopra il confronto tra 206 millisecondi, che era il ping della connessione precedente, contro 99 ms. 99 ms è comunque parecchio, però rispetto a 206 direi che è la metà. Cioè la metà di ping, e poi comunque considerate che anche il server è in Gran Bretagna ed è anche il server con meno latenza rispetto a tutti gli altri. Facciamo quindi un test combinato, sia download che upload, e vediamo che risultati ci dà questo. Quindi test combinato, vediamo un po'. Ecco, 30 MB di
dati random. L'upload è velocissimo. Ecco qua. Download 41 megabit per second, upload 5.9. Possiamo vedere che l'upload è quasi la metà rispetto a quello di speedtest.net e il download ha sui 6-7 megabit in meno. Ma comunque siamo sempre là, cioè 5.1 megabit al secondo per me sono fantastici, anche l'upload non è niente male. Ultimo test che faccio è quello di Google Fiber. Consideriamo che qua il server è in America, quindi è molto più distante rispetto agli altri. Vediamo un po' che velocità lo speed test di Google Fiber. Sempre powered by Ookla. Si può vedere qua il ping è 159 millisecondi, il ping è molto alto qui su questo test, questo server. L'upload a 10 ci è arrivato, 9.9, anzi 10 praticamente perché 98 qui, e il download ci siamo anche qui. Ora passiamo a ping test invece, che è un test che si limita soltanto al ping, appunto. Si vede che il sito è lo stesso di speedtest.net, infatti è lo stesso host. E avviamo quindi il test del ping, vediamo la differenza con il ping test effettuato sulla 20 mega DSL della Fastweb, che era perfetta prima che mi trasferissi, era perfetta, 16 megabit, 2 megabyte al secondo, era perfetta veramente. Solo che in questa zona non va per niente bene. Possiamo vedere che come server si è collegato a quello di Roma in automatico. Il test dei pacchetti non dovrebbe farlo perché non mi ha caricato Java, infatti. C'è questo problema. Ok, jitter 1, ping 43. Vabbè, diciamo che il ping test è molto simile a quello di Fastweb della 20 mega di prima. Devo ancora capire per quale motivo è così alto il ping, però penso che poi tra qualche giorno dovrebbe sistemarsi, dovrebbe migliorare. Ora passiamo al test invece di YouTube, dell'upload di un video su YouTube. Ma sono collegato al mio canale principale qui mentre sto registrando questo video, canale in cui faccio le YouTube poop, ma non importa. Ok, mettiamo privato. Vado a prendere il file da 320 megabyte prima perché l'ho trovato subito. Vediamo quanto ci mette il file da 320 megabyte, durata 2 minuti e 18. Vediamo quanto ci mette questo a caricarsi su YouTube. 4 minuti, 5 minuti. Non vedo l'ora anche di caricare poi questo video su YouTube con questa connessione. 5 minuti, ragazzi. Gente, 5 minuti. Cioè, fantastico. Tra l'altro l'upload è più o meno questo. Quasi tutti i gestori in Italia arrivano quasi sempre a 10 megabit. È difficile avere un upload ancora più alto. Direi comunque 4 minuti per un video di 320 megabyte. È ottimo, anche perché solitamente i video che faccio io non pesano mai più di un giga, quindi penso che non dovrei mai più vedere 8 ore o comunque 3000 minuti o numeri sparati così. Vediamo con il video da 68,8 megabyte quanto ci mette. Un minuto. Facciamo sempre il confronto con la linea precedente a questa. Ok,
direi che il miglioramento c'è. Il miglioramento c'è, si vede e si sente, e come se si sente. Un'altra cosa importante adesso è il download da Steam. Quindi prendiamo Steam e provo a scaricare Half-Life 2 Deathmatch, che pesa sui quasi 3 giga. Vediamo quanto ci mette con questa connessione. Da notare qua sopra, il picco massimo è stato di 5.6 MB al secondo. Quando la 20 MB funzionava benissimo, arrivavo al massimo a 1.8, e quindi già anche 2.5 già comunque è molto migliore, molto molto migliore rispetto a prima. E in teoria quindi con questa linea potrei scaricarmi Half-Life 2 Deathmatch in una decina di minuti. In questo momento non sta andando molto bene il download, infatti si sta limitando tra i 4.3 e 4.4. Comunque si può vedere qua stesso che il picco massimo è stato di 5.6 MB al secondo, quindi può veramente fare molto di più. E infatti siamo quasi qua, siamo quasi a 5 già. Eravamo arrivati quasi a 5 MB al secondo, comunque può fare molto di più. Ora forse la linea è un pochino stressata, ma che c'è anche un altro computer collegato, potrebbe anche essere questo. Tuttavia, devo dire che i miglioramenti ci sono, e come, e questa linea è favolosa, fantastica veramente. Così come era anche la 20 MB di Fastweb nell'altra casa. Tanto di cappello per quella linea, 1.8 MB al secondo, praticamente 2 MB al secondo stavo scaricando con quella, era veramente perfetta, prendeva la velocità a pieno. L'unico problema è stato il ping con questa, però penso che si risolverà poi da solo col tempo, poi farò anche qualche chiamata al servizio clienti e vediamo. Detto questo ragazzi, spero che questo video sia stato molto utile a chi vuole cambiare linea e a chi è indeciso su quale linea prendere. Vi consiglio questa linea di qua, la 50 mega della Telecom, è veramente fantastica, cioè ovviamente non è disponibile ovunque. Io tra l'altro sono molto vicino al cabinato, quindi per questo motivo mi prende anche abbastanza bene. E poi che altro a dire? Niente, spero di fare nuovi video al più presto possibile. Poi farò anche un vlog in cui spiegherò molto più accuratamente tutto il problema, tutta la situazione, perché veramente è molto ma molto confusionaria come storia. E ora non vedo l'ora di montare questo video, renderizzarlo e caricarlo con questa nuova connessione. Va bene. Ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti. Ora vado a streamare su Twitch.